puntualissimi quando sono le 10:30, parte una nuova puntata di Tempo d'Estate. Buongiorno a tutti e bentrovati. Allora, partiamo subito da questa immagine che vedete sul nostro LED, una piazza San Pietro che si sta svuotando dopo l'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco. E a questo proposito, collegandoci con questa bella immagine di una piazza San Pietro, di una basilica vaticana, ricordiamo che oggi inizia la giornata, il decimo incontro mondiale delle famiglie. Infatti, al termine dell'udienza, il Papa Francesco, salutando i fedeli polacchi, ha ricordato che oggi inizia il decimo incontro mondiale delle famiglie. Ha augurato a tutte le famiglie polacche che nell'amore reciproco ritrovino la loro stabilità e vocazione alla santità. E poi, in modo particolare, il Papa ha detto: prego per le famiglie che vivono qualche difficoltà, affinché ogni giorno sperimentino la presenza e la misericordia di Dio. Bergoglio incontrerà stasera le famiglie alle 18:45 nell'aula Paolo VI. E vediamo anche il sito dell'incontro mondiale delle famiglie, appunto, che inizia tra esattamente 16 ore, 48 minuti e 36 secondi in questo istante, proseguirà fino a domenica 26 e noi sabato 25 alle 17:15 trasmetteremo in diretta la messa presieduta da Papa Francesco. Ecco, sul sito dell'incontro mondiale delle famiglie, romfamily2022.com, troverete tutte le informazioni e anche il programma. E questa bella immagine dei patroni di questa giornata, che sono Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. Allora, detto questo, facciamo subito un breve riassunto di quella che sarà la nostra puntata di oggi. Ricordiamo subito che mancano solo 8 giorni al perdono del Gargano, quindi questo appuntamento che torna dopo 2 anni dalla pandemia, quindi ci stiamo preparando, i tanti che vi parteciperanno immagino si stiano anche allenando. A questo proposito ricordiamo la pagina Facebook del perdono del Gargano, sul quale troverete anche il modulo di iscrizione per partecipare. 30 giugno, 1 luglio c'è anche il programma di questo appuntamento, di questo cammino penitenziale che appunto ritorna. Vedrà protagonisti i giovani, ma non solo, da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo, con momenti anche di festa, di riflessione e di preghiera. Questo è il manifesto che appunto unisce San Giovanni Rotondo a Monte Sant'Angelo. Detto questo, ricordiamo anche che ci sono diversi modi che avete per entrare in contatto con noi, anche per seguire Padre Pio TV. Abbiamo la nostra pagina Facebook, Twitter, Instagram per i più giovani, il canale YouTube per andare a rivedere e riascoltare il meglio della nostra programmazione. Poi, se volete, c'è anche il nostro sito internet sul quale potete leggere anche le notizie aggiornate quotidianamente, padrepio.tv. Ecco qua tutti i nostri riferimenti social e internet. Detto questo, da Piazza San Pietro ci colleghiamo anche alla webcam che si trova all'esterno, ecco, del nostro santuario. Questa è una bella immagine appunto della facciata del santuario di Santa Maria delle Grazie e della chiesa antica. Vediamo un po' di gente che magari, ecco, sta entrando in chiesa per partecipare alla Santa Messa delle 11:30 o per visitare i luoghi che hanno visto la presenza del santo di Pietrelcina. Bene. Detto questo, partiamo subito, come accade ogni giorno, con lo scoprire quale fatto ha caratterizzato nel corso degli anni questa giornata. Un giorno, una storia. Giugno 1941. Inizia l'operazione Barbarossa. Nome in codice per l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Alle 3:15 minuti del mattino, simultaneamente in più zone del confine orientale, parte il fuoco della Wehrmacht, l'esercito nazista. Con 150 divisioni per un totale di 4 milioni di uomini, 3.500 carri armati e circa 3.000 unità aeree, truppe ausiliari dei paesi satelliti, Romania, Ungheria e Finlandia, una divisione di volontari spagnola e 62.000 soldati italiani, cui se ne aggiungeranno 230.000 un anno dopo, viene considerata una delle più grandi operazioni militari terrestri di sempre.
Con l'operazione Barbarossa le due potenze continentali divennero avversarie. Non c'era stata alcuna dichiarazione di guerra da parte dei tedeschi. Semplicemente violarono il patto di non aggressione che era stato stabilito nel 1939 tra i due paesi, poco prima dell'invasione nazista della Polonia che diede inizio alla guerra. Da allora il dittatore Adolf Hitler aveva pazientemente preparato l'offensiva contro i sovietici, consapevole che per perseguire il suo obiettivo di egemonizzare il continente prima o poi avrebbe dovuto fare i conti con l'orso russo. Il fallimento delle truppe tedesche nella sconfitta delle forze sovietiche della campagna segnò una svolta cruciale nella guerra. All'interno del nostro appuntamento quotidiano c'è sempre uno spazio riservato alle notizie e agli aggiornamenti. Purtroppo abbiamo una notizia flash che arriva da Matera, da Nova Siri per l'esattezza, dove c'è stato l'ennesimo infortunio sul lavoro. Purtroppo un operaio di 53 anni ha perso la vita. Stava lavorando nel cantiere di una ristrutturazione condominiale. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto da un'impalcatura alta 5 metri. A nulla sarebbero valsi i soccorsi. E allora cambiamo argomento come ogni giorno, tranne il martedì perché è in diretta alle 19:15, e diamo spazio ad un nuovo appuntamento, il coraggio di ogni giorno, in cammino, in preparazione al trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio e di Capaci, che abbiamo già ricordato nel mese di maggio, dove persero la vita nell'attentato di Capaci il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, in quella di via D'Amelio il giudice Paolo Borsellino, anche in questo caso con gli uomini della scorta. Allora, anche oggi con Felice Piemontese, il coraggio di ogni giorno. Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati al Coraggio di ogni giorno, il coraggio che raccontiamo di chi quotidianamente, semplicemente facendo il suo dovere, cerca di fare qualcosa per le nostre comunità. E oggi raccontiamo il coraggio di ogni giorno, comunque il dovere di chi anche attraverso il mondo della scuola cerca di comunicare la scuola a tutta Italia. È per noi un onore avere in collegamento da Roma Alessandra Migliozzi, che è il capo ufficio stampa del Ministero dell'Istruzione. Ciao Alessandra, ben ritrovata con noi. Ciao a tutti. Allora, sicuramente un ruolo importante quello del Ministro dell'Istruzione, soprattutto oggi che in qualche modo stiamo tornando ad una normalità anche prepandemica. Quanto è stato importante soprattutto comunicare quello che accadeva soprattutto al mondo della scuola e quanto è importante ancora oggi, soprattutto in questi giorni, che sono i giorni in cui riprendono anche gli esami di maturità e quindi si torna, ecco, anche con gli esami a una normalità prepandemica, quanto è importante comunicare il mondo della scuola? Ma credo che lo sia molto, ed è soprattutto una grossa responsabilità. Però quando voi parlate del coraggio di ogni giorno, mi permetto di dire che il nostro, quello che stiamo facendo qui al Ministero, è un dovere di ogni giorno e lo facciamo molto volentieri, perché sostanzialmente non solo è quanto ci viene richiesto nel momento in cui sigliamo i nostri contratti, diciamolo così in modo semplicistico, ma perché ovviamente è un grande piacere farlo. Però il vero coraggio di ogni giorno nella scuola io credo che sia proprio insito dentro il mondo della scuola. Noi abbiamo l'onore in qualche modo di portare all'attenzione dei media tutti i giorni quello che accade dentro le nostre scuole, in queste ore in particolare di esami, ma anche quello che è successo durante la pandemia, quando la scuola ha saputo, come dire, rigenerare il proprio lavoro, rimettere
in gioco se stessa, i professori sono tornati tra i banchi, hanno imparato un modo nuovo di fare la loro professione, che è quello fatto attraverso la DAD, la famosa e un po' vituperata DAD, e quindi è a loro che, diciamo, va l'applauso finale in questo anno scolastico e anche per questi anni scolastici, direi. Alessandra, tu hai avuto modo anche in questi 2 anni di pandemia di viverla veramente da vicino, la scuola, anche con quella che è stata appunto l'emergenza pandemica, e di raccontarla poi. Hai scritto il libro che La scuola non si ferma, racconti dalla pandemia guardando il futuro. La regia ci sta mandando anche l'immagine. Qual è il racconto che forse ti è rimasto più impresso di questi anni? Ma credo di non avere dubbi, è quello che riguarda la città di Bergamo, che come tutti sappiamo è stata una città simbolo di questo periodo, se non altro per quelle immagini così forti che sono arrivate, quelle delle bare che purtroppo, come dire, scorrevano per le strade, passavano per le strade di Bergamo. Ho parlato con la preside di uno dei principali istituti, che è un istituto molto grande, un istituto di scuola superiore, secondaria di secondo grado, che si trova proprio vicino al centro Covid, quindi la sua storia è la storia di una preside che si trova dalla mattina alla sera a gestire un istituto che fino al giorno prima accoglieva centinaia di studentesse e di studenti, il giorno dopo è una scuola vuota, una sorta di grande nave con un grande timone che era il suo e lei da sola al comando, con le sirene che suonavano sempre più numerose durante le giornate, appunto i morti che purtroppo crescevano, però la solidità, diciamo, nel prendere decisioni, nel portare avanti la comunità scolastica, e la felicità poi qualche mese dopo di ritrovarsi tutti insieme. E Alessandra, passando dal Ministero dell'Istruzione a, in generale, al concetto di pubblica amministrazione, passiamo a quella che è un'altra realtà che vivi in prima persona, che è PA Social, l'Associazione Nazionale per la Nuova Comunicazione. Quanto credi in realtà sia importante, soprattutto oggi, la comunicazione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, un po' di tutto il mondo pubblico, soprattutto per combattere le cosiddette fake news? Beh, io direi che il ruolo è fondamentale. C'è stata proprio durante la pandemia una riscoperta anche della comunicazione pubblica da parte dei cittadini, che avevano bisogno di punti di riferimento, che potevano essere Palazzo Chigi con le conferenze stampa del Presidente del Consiglio, ma anche tutte le amministrazioni, in particolare basta pensare al Ministero della Salute, che sicuramente era la fonte privilegiata per trovare dati aggiornati, un quadro aggiornato sulla situazione pandemica e anche le regole, perché poi soprattutto in alcune fasi queste regole sono cambiate purtroppo rapidamente, a volte in crescendo, quindi con un aumento delle restrizioni, a volte per fortuna in diminuendo fino ai giorni nostri. Abbiamo cercato anche con l'associazione di promuovere moltissimo in questi anni un lavoro di comunicazione digitale, di implementazione e incremento di questa comunicazione. Stiamo sensibilizzando molto le amministrazioni che magari sono un po' ancora indietro a prendere professionalità adeguate, a creare gruppi di lavoro adeguati per rispondere a un'esigenza che è semplice: il cittadino vuole sapere, vuole essere informato in tempo reale, in modo semplice, quindi con un linguaggio accessibile e soprattutto con trasparenza e con modalità, direi, giornalistiche. Quindi questo ruolo è anche, in questo senso, è anche importante il ruolo dei giornalisti cosiddetti pubblici dentro la pubblica amministrazione. Tanto è stato fatto in questi anni, tanti cambiamenti sono avvenuti, la pandemia ha accelerato questo percorso, ora è importante non perderlo. E infine, anche per salutarci, non può non mancare l'augurio per i maturandi del 2022, quelli che quest'anno si accingono a lasciare il mondo della scuola e poi entrare nel mondo dell'università o nel mondo del lavoro. Qual è l'augurio da parte un po', ecco, del Ministero dell'Istruzione? Ma è già intervenuto giustamente e debitamente il Ministro, che ha fatto non solo il suo augurio di buon lavoro, ma ricordando un po' di vivere con passione questi momenti, di goderseli. Sono momenti belli, sono momenti che non ritornano, quindi sono unici nella storia di ciascuno e ciascuna di noi. Se posso dare un consiglio ai ragazzi, sia per ripassi dell'ultima ora che un po' anche per i prossimi giorni, insomma, prima dell'orale, di seguire molto i nostri canali social, perché ci stiamo impegnando tanto per essere al loro fianco con tanti saluti eccezionali. Stasera ne pubblicheremo 2 la notte prima degli esami, ma anche con tanti consigli pratici per essere al loro fianco, e quindi spero che li accettino e ne facciano tesoro. Grazie Alessandra per essere stata con noi, e prossimo appuntamento con le pillole del coraggio di ogni giorno. A domani.
importante nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare. E a proposito di esami di maturità, oltre 500.000 i maturandi impegnati con le prove scritte. Pascoli, Segre e Verga, tra le tracce della prima prova di oggi c'è anche Parisi, quindi è partita la maturità 2022. Quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti che proprio in queste ore sono impegnati con la prima prova scritta dell'esame di Stato. E allora noi ci fermiamo qualche istante, linea alla regia, breve pausa e poi ancora insieme con Tempo d'Estate. E torniamo insieme in diretta con Tempo d'Estate. Vorrei ricordarvi che avete a disposizione un numero WhatsApp per entrare in contatto con noi, inviarci le vostre foto, cartoline dalle città o dalle località di vacanza in cui vi trovate. 331 737 8033 è il numero WhatsApp per entrare in contatto con noi. Quindi inviateci le vostre foto o messaggi e saremo felici di poterli condividere con i nostri telespettatori. Ecco, lo abbiamo visto in sovraimpressione. E allora, vogliamo tornare alla giornata di ieri. Nella cattedrale di Verona si sono svolti i funerali di padre Flavio Roberto Carraro, frate Cappuccino. Vogliamo ascoltare un passaggio dell'omelia del cardinale Gualtiero Bassetti che, ecco, riassume non solo parte della sua vita, ma esprime, ecco, delle parole molto belle di affetto e stima nei confronti di padre Flavio Roberto Carraro. Ascoltiamo le parole pronunciate nell'omelia, appunto nella giornata di ieri, dal cardinal Bassetti. Dopo diversi incarichi nell'ordine dei frati minori cappuccini, nell'82 ne fu eletto ministro generale, servizio che tenne per ben 12 anni. E aveva il carisma di conoscere, pensate, tutti i frati dell'ordine cappuccino uno per uno, e tutti li chiamava per nome. Una memoria davvero eccezionale. Nel 1996 Papa Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Arezzo, ma dopo solo 2 anni fu trasferito alla diocesi di Verona. Io poi sono stato vescovo d'Arezzo per 10 anni, ma vi posso assicurare che perlomeno per 5 o 6 anni hanno continuato a rimpiangere il padre Flavio, anche se cercavo modestamente un po' di seguirne le orme. Al termine dell'omelia, il giorno del suo ingresso come vescovo di Verona, disse queste parole: se l'identità e la missione del vescovo è quella di essere padre, ricordatemelo, chiamandomi semplicemente con questo nome. E così sia Arezzo che qui voleva farsi chiamare padre Flavio. Il suo motto episcopale era: fate quello che Gesù vi dirà. La frase che Maria dice al suo figlio alle nozze di Cana, e nel suo stemma comparivano le anfore di cui si parla nel Vangelo, quelle appunto che contenevano l'acqua per la purificazione rituale dei giudei. Per questa ragione abbiamo riascoltato questa pagina stupenda del Vangelo, nella quale Gesù non solo fa sì che gli sposi e gli invitati possano continuare a far festa, ma permette di gustare quel vino buono che già negli antichi scritti giudaici rappresentava la parola di Dio e la sua legge. Padre Flavio ha cercato di fare questo, testimoniando con la sua vita e con le sue parole proprio che quello che aveva messo nello stemma: fate quello che Gesù vi dirà. Non portava a sé le persone, ma le conduceva al Signore, proprio come voleva la Madre del Signore, che ha sempre illuminato il suo cammino come una stella, rafforzando e approfondendo la sua fedeltà alla parola e non facendogli mai mancare il vino buono.
dello Spirito. Così padre Flavio ha amato anzitutto Cristo e la Chiesa che gli era stata affidata. Amava la gente nella concretezza delle situazioni, interessandosi dei loro problemi, non solo spirituali. Da vescovo non ebbe paura di chinarsi sugli ultimi e di coinvolgere la diocesi di Arezzo e certamente anche quella di Verona nella testimonianza coraggiosa della carità. Ma la sua attenzione era rivolta a tutti, con una disponibilità di ascolto, di accoglienza, nella quale tutti precedeva col suo esempio. Sempre annunciò con soavità e con forza la parola di Dio. E quando fu necessario, seppe anche alzare la voce, come fanno le sentinelle che il Signore ha posto sulle mura della città. Ma padre Flavio, soprattutto, parlò all'orecchio del cuore, come colui che deve confidare un segreto. Fu continuo il suo richiamo alla misericordia di Dio, alla tenerezza del suo amore e soprattutto nel servizio della parola fu un vero maestro. Amò fortemente i sacerdoti, oltre ogni appartenenza, e seppe sempre coinvolgere nelle sue scelte i consacrati e i laici, uomini e donne. Le resistenze e le difficoltà non scoraggiarono mai la sua coerenza e la sua limpida fede. Rimase sempre nell'atteggiamento del padre che, mentre ti può dire una verità difficile ed esigente, continua però ad amarti con tutte le sue forze e fa di tutto per essere una presenza luminosa dell'amore paterno di Dio, la cui unica violenza è quella di non chiederti il permesso di amarti. Dio non ci fa violenza su nulla. L'unica violenza che ci fa è che non ci chiede il permesso di amarlo. E padre Flavio questo l'aveva compreso fino in fondo. Fu per la nostra Toscana e certamente per Verona una lucerna che illumina ed arde ed ha acceso una moltitudine di luci per ogni scelta di vita e missione. È rimasto memorabile durante la novena per la Madonna del Conforto, la patrona di Arezzo, un suo richiamo ai giovani: vorrei vincere le vostre paure perché siate con me consegnati alla sequela radicale di Gesù nel ministero ordinato o nella vita di consacrazione o nel matrimonio. Lo stesso atteggiamento di vicinanza con tutti, preti, laici, consacrati, ebbe qui a Verona, dove tutti lo ricordano in benedizioni. Lo animava il senso di una Chiesa unita e partecipe sulla strada comune dell'evangelizzazione, sempre più impegnativa di fronte alla secolarizzazione dilagante. A Verona ha celebrato il grande giubileo del 2000 e ha convocato e portato a termine il sinodo diocesano, come veniva ricordato, dal 2002 al 2005. Allora come oggi, il grande impegno che si assunse fu quello di coinvolgere tutti per far conoscere Cristo. In tanti sperimentarono il suo innato calore e il suo spirito di accoglienza durante il quarto convegno ecclesiastico nazionale, celebrato qui a Verona nel 2006. Lo ricordo perfettamente perché ero presente con la partecipazione di Papa Benedetto XVI. Credo che la memoria di padre Flavio rimarrà a lungo viva nelle chiese che ha servito e nell'ordine dei frati minori cappuccini. Vorrei dire con San Giovanni Crisostomo: lo avemmo e lo perdemmo. Egli non è più dove era, ma è dovunque noi siamo. Ora lo speriamo vivamente
nella visione di Dio, nella pace senza turbamento, nella gioia senza ombre. E ci sembra di sentirlo cantare l'alleluia della patria che tante volte ha intonato nell'assemblea liturgica. Noi, ancora per quanto tempo il Signore vorrà, continuiamo in coro con Lui, insieme con Lui, a cantare l'alleluia dell'esilio, del cammino, della fatica, della sofferenza. Ma c'è un misterioso e reale camminare insieme verso il compimento e verso la pienezza. Caro Padre Flavio, hai compiuto la tua parte di vescovo e di figlio fedele di San Francesco. Che il profumo del tuo esempio possa rimanere a lungo nella Chiesa veronese e nell'ordine cappuccino che tu hai servito e nella Chiesa retina, dove con la tua intelligenza e mitezza hai profuso le tue doti di pastore e di guida. Sia lodato Gesù Cristo. E allora è arrivato il momento di fermarci ancora qualche istante, linea alla regia, breve pausa e poi ancora insieme. Eccoci tornati, allora voglio subito ricordarvi il numero che potete utilizzare per entrare in contatto con noi, numero WhatsApp, anche per inviarci le foto delle vostre località, cartoline di vacanza o quello che state guardando in questo istante dalla vostra abitazione, 331-737-8033. E allora apriamo un'importante parentesi dedicata al perdono del Gargano, quindi è cominciato il conto alla rovescia giovedì prossimo 30 luglio, ci sarà questo cammino penitenziale da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo per lucrare l'indulgenza plenaria. Allora tra qualche istante ci collegheremo con Leonardo Ricucci che fa parte del componente dell'equipe organizzativa del perdono del Gargano, però prima di collegarci con lui vogliamo, ecco, con questo promo invitarvi ad essere presenti, a prendere parte a questo, a questa importante iniziativa. Questo pellegrinaggio in questa giornata spero che sia un momento veramente di preghiera, soprattutto per tutti noi giovani, il momento in cui riflettiamo cosa vuole il Signore da noi. La presenza del Cammino Gabriele nella nostra vita, nella nostra vita di cristiani, è un qualcosa che è sempre presente. Non dobbiamo mai dimenticarci che Cristo, morto per noi, risorto per noi, ha come unico garante non solo la Vergine Maria ma l'Arcangelo Gabriele. Questo è quando, e quindi è un pellegrinare e un camminare insieme con lui. Questo è. Grazie. E allora ricordiamo che c'è anche una pagina Facebook, Perdono del Gargano, sul quale c'è il modulo, sulla quale c'è il modulo di iscrizione. Ecco, la vediamo inquadrata anche nel nostro LED, il modulo di iscrizione per partecipare. Naturalmente partecipazione gratuita, date tutti quanti i vostri dati, le informazioni, ecco così, per prendere parte a questa importante iniziativa, il Perdono del Gargano, a piedi da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo e quest'anno con qualche iniziativa in più, con qualche momento in più, perché insomma serve anche un po' a stare insieme. Allora, leggendo, rileggendo il programma, si parte giovedì 30 da Monte Sant'Angelo, la mattina alle 10 ci sarà un workshop con Don Antonio Coluccia, che è un sacerdote antimafia, con il cantautore Matteo Faustini e con Vittorio Brumotti, conduttore televisivo, ma anche ecco, free biker, fa delle cose straordinarie con la bicicletta. E poi alle 15 ci sarà la liturgia della parola e la consegna dello spadino di San Michele, momento che si terrà nella Basilica di San Michele Arcangelo e sarà presieduta da Padre Franco Moscone. Alle 16, minuto più minuto meno, ci sarà l'inizio della liturgia appunto della marcia penitenziale verso San Giovanni Rotondo e poi arrivo previsto intorno alle 11
In piazza Padre Pio ci sarà una fiaccolata che poi porterà verso la chiesa antica di Santa Maria delle Grazie. Alle 23.30 ci sarà il momento appunto dell'apertura della porta e inizierà il momento appunto giubilare. E poi si prosegue venerdì 1 luglio con l'ascolto il tempo di ascolto e di confessioni, la messa alle 18 e poi festa per i giovani alle 21. Dalla regia mi dicono abbiamo in collegamento Leonardo Ricucci. Ah, ok, perfetto. Allora, tra qualche istante, quindi ecco, come vi dicevo, poi il 1 luglio alle 21 ci sarà la festa dedicata ai giovani con Matteo Faustini in concerto. Quindi ecco, un momento per vivere all'insegna della fraternità, ma non solo, anche appunto questo momento di fatica, perché no? Benissimo, allora siamo collegati telefonicamente con Leonardo Ricucci. Pronto Leonardo, buongiorno. Forse sì, forse no. Leonardo in questi giorni è impegnato con un campus per i ragazzi dei 5 ai 13 anni, quindi come dire lo abbiamo preso. Ecco, in questo... Eccolo qui, ciao Leonardo, buongiorno. Ciao. Un campo di grano con i bambini. Ecco, come stavo dicendo ai nostri telespettatori, sei impegnato in questo campus con i più piccoli. Venite qua, venite bimbi, venite. Con i più piccoli. Allora, ho appena dato indicazioni di quello che sarà il programma del perdono del Gargano, quindi manca pochissimo, meno 8 giorni a questa importante iniziativa. Che novità ci sono a questo proposito, Leonardo? Tu che fai parte appunto dell'equipe. Paola, buongiorno, sì. E grazie per l'invito. Allora, i lavori procedono a 360 gradi, i frati sono attivissimi e quindi stiamo definendo gli ultimi dettagli. Vi svelo una novità: che oggi pomeriggio saremo sul percorso con alcuni frati per delineare il tutto. Volevo fare alcune precisazioni per quanto riguarda il cammino. Quindi il cammino partirà da Monte Sant'Angelo. Visto le temperature elevate che ci saranno, preghiamo e consigliamo di portare almeno 1,5 litri d'acqua per arrivare al primo punto di ristoro, per poi rifornirci d'acqua e di tutto quello che serve. Quindi diciamo si consiglia di portare un cappello, occhiali da sole, chi usa protezione per quanto riguarda il sole ne fa uso può metterla, e cappello, e questo diciamo. E poi tanta voglia diciamo di condividere questo momento di gioia con i frati e con tutte le persone che verranno a questo cammino. Certo, insomma, come dicevo anche in apertura, manca ormai, è cominciato il conto alla rovescia, mancano solo 8 giorni. Ricordiamo anche che c'è la pagina Facebook con un modulo da scaricare per l'iscrizione. Leonardo, sappiamo che sei uno sportivo, con quali sentimenti ti stai approcciando a questo momento, a questo evento, al perdono del Gargano? Ah sì, vabbè, diciamo che io continuo ad allenarmi tutti i giorni, a prescindere diciamo da quello che è il perdono. Però è un momento di condivisione anche per chi non è super allenato, perché avremo un ritmo tranquillo, un ritmo diciamo blando, e quindi diciamo è per condividere, e sarà un momento anche per iniziare a capire che cos'è un cammino. Vi invito a iscrivervi, perché così abbiamo sotto mano tutti i moduli per le navette, per comprare tutto quello che riguarda il cammino, quindi acqua, cibo. Iscrivetevi, perché così riusciamo a tenere tutto sotto controllo. Ci sono degli ospiti molto molto importanti come Brumotti, che ha dato la sua disponibilità, ci sarà il concerto di Matteo Faustini, che è un altro giovane molto molto promettente, che ne sentiremo parlare. Bene, allora tu hai detto che sei super allenato, però insomma anche chi non è proprio allenato può partecipare a questo. Figurati Paola, che io porto la mia fidanzata, che lei è l'opposto diciamo, quindi è il mio opposto, quindi ho convinto anche lei a venire, quindi se lo fa la mia fidanzata lo possono fare tutti, Paola. Beh, speriamo quindi, con un paio di scarpe da ginnastica normali, esatto. una 3, quindi da asfalto, non scarpe
Io ho un'esperienza al Cammino di Santiago che tutti lo affrontavano con degli scarponi. Io l'ho affrontato con queste scarpe, diciamo lo stesso modello che vi faccio vedere, non facciamo pubblicità, però è una scarpa classica, normale da ginnastica. Forse la riuscirete a vedere. Qua. Sì, stiamo vedendo la scarpa da quindi ginnastica. Quindi con questa c'è un approccio a non fare vesciche, perché è una 3, quindi ha massima aderenza sull'asfalto. Lo scarpone è più duro e quindi va a strofinare nelle parti del piede e quindi provoca le vesciche. Quindi diciamo il consiglio è quello di usare una scarpa più comoda possibile, leggera, certo. Pantaloncini, maglietta a mezze maniche o canotta, cappello e si parte. E si parte. Mi raccomando la protezione solare, perché appunto in questi giorni il sole picchia, però ecco, sarà davvero un'esperienza straordinaria. Allora grazie Leonardo, noi come sempre Paola, siamo in onda. Il panorama. Ah, che meraviglia! Con i bambini in questo campo di grano, in questo campus, insomma, con il quale sarai impegnato tutta l'estate, ma il 30 giugno e il 1 luglio, come dire, lascerai questo campus e ti dedicherai al Perdono del Gargano. Noi siamo qui in diretta, quindi dovessero esserci anche altre indicazioni, altri momenti da cui dedicare. Sempre per la tua disponibilità e la tua professionalità, che sei così gentile con me. Grazie, buon lavoro e vi aspettiamo al Perdono del Gargano. Grazie. Ciao, grazie. Buon Perdono del Gargano a tutti, poi avremo modo anche di tornare a collegarci in questi giorni con Leonardo Origucci, appunto, che si sta occupando, uno dei tanti giovani anche che si sta occupando appunto di questo importante evento. 30 giugno, 1 luglio, lo ricordiamo, andate sulla pagina Facebook, scaricate il modulo di iscrizione, partecipazione gratuita, giusto, lo abbiamo ascoltato dalle sue parole, per avere un'indicazione dei numeri per organizzare le navette e i punti di ristoro. Bene, è arrivato il momento di fare un'altra pausa e poi ancora insieme con Tempo d'Estate.